Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Per pagare i debiti della pubblica amministrazione, il 22 ottobre il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il disegno di legge di variazione di bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015. La procedura prevista dal provvedimento per erogare le anticipazioni delle somme previste dovrebbe chiudersi entro novembre. Mario Carossa, Lega Nord. È un'iniezione di liquidità per circa 1.200.000.000 sul Piemonte, è un fatto importantissimo. Questo significa salvaguardare l'occupazione e magari anche provare a iniziare a rilanciarla. È la strada giusta che abbiamo intrapreso come maggioranza e come giunta per arrivare al pareggio di bilancio. Andrea Buquicchio, Italia dei Valori. Questa variazione di bilancio noi la votiamo, anche se siamo molto critici. Il debito finanziario sarà aggravato e non poco da 3,5% di interesse annuo per 30 anni. Siamo comunque soddisfatti del fatto che le imprese possono avere un po' di ossigeno. Nella stessa seduta l'Assemblea ha approvato a maggioranza il programma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La delibera prevede uno stanziamento di 12,5 milioni di euro, al 95% a carico dello Stato, per l'apertura di due strutture sanitarie extraospedaliere nell'ex residenza sanitaria Madonna Dorotea di Bioglio, Biella, e nella cascina Spandonara di Alessandria. Talent Garden, rete italiana di co-working dedicata a giovani designer, sviluppatori, comunicatori e start-upper, ha ospitato la presentazione di Piemonte Visual Contest, concorso per la visualizzazione di open data realizzato dal Consiglio regionale con il consorzio Topics. Fabio Sferruzzi, Talent Garden Torino. Crediamo che è un'iniziativa sicuramente molto innovativa e soprattutto crediamo nella collaborazione fra un'iniziativa come quella del Talent Garden e le istituzioni pubbliche per creare valore aggiunto partendo dal talento, dalle idee e dalle eccellenze. Laura Pippinato, Topics. Utilizzare la visualizzazione per rappresentare i dati è indubbiamente importante oggigiorno perché permette ad un pubblico più ampio di percepire le informazioni che nei dati stessi sono contenuti. Educare al tempo dei social network, Facebook, genitori alla riscossa, vademecum per non smarrire i propri figli online. È stato il titolo dell'incontro organizzato dal Corecom in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale del MIUR. Bruno Geraci, presidente Corecom Piemonte. I nostri ragazzi verranno in qualche modo messi all'interno di un meccanismo nel quale i genitori, i nonni non contano più niente. E questo è il meccanismo, stare accanto ai nostri ragazzi in un percorso che vede il social network al centro, ma soprattutto alla tutela dei nostri ragazzi. E ora due appuntamenti. Nella sala incontri dell'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale in via Arsenale a Torino la mostra Torino incisa, mentre a Palazzo Lascheris e alla Fondazione a Corso Metto in via Po la mostra Pietro Piffetti, il re degli ebanisti, l'ebanista del re. Ed è tutto dal Consiglio regionale, appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.